Oh mio Dio, ma cos'era questo suono? No, aspetta, no, 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 per favore, no, 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 mi sa che è arrivato, mi sa che è arrivato. Allora, adesso vi devo spiegare certe cose a voi tunisiani. Allora, praticamente, ho costruito questo laboratorio. Questo laboratorio l'ho costruito perché Inv, altrimenti, viene e ci uccide. Cioè, letteralmente. Nel senso, dobbiamo fare qualcosa per questo Inv. E quindi, l'unica cosa che possiamo fare è costruire questo laboratorio. Però, allora, adesso vi faccio vedere. Dunque, qua ci sono dei computer, ho messo tanti computer perché appunto ho bisogno di tanta potenza per poter fare tutte le operazioni. Qua invece ho messo le spade, fra cui una è di Telekill, questa qua. Questa qua va rotta per poter, diciamo, avere il massimo e fidatevi, questa qua, porca miseria, ha una forza che voi non avete idea. Invece qua cos'è che c'è? Ah, giusto, questa in teoria è la macchina del caffè, fra molte virgolette. E qua possiamo dare, diciamo, determinati materiali per poter avere altre cose indietro, come determinati liquidi, eccetera. Invece qua ci sono le torce, direi di prendermene una, e il visore notturno, io questa qua la lascio. Abbiamo una siringa, le panacee, ce le abbiamo tutte. Allora, queste qua, allora, dobbiamo stare attenti, perché queste qua, praticamente, dobbiamo fare una specie di fortezza per queste qua, altrimenti poi dopo qualcuno magari viene a rubarcele, tipo Inv. Perché poi lui si potenziano. Invece, se ci dà qualche malattia, noi ci possiamo sempre, sempre, sempre curare con queste qua. E mi raccomando, magari per il prossimo video penso di fare una specie di laboratorio, comunque ancora di una cosa ancora più segreta di questa. Perché porca miseria, ne abbiamo bisogno. Invece qua ho messo altre, diciamo, keycards nel caso perdiamo questa qua, che è la più importante, della più potente, ed è quella di livello 5. Oppure magari se entra qualcun altro nel mio mondo, qualche mio amico ad aiutarmi, ecco, io sicuramente gli darò una di queste card, perché è fondamentale. Allora, ora, quel suono ad inizio episodio, che cos'era? Io ho evocato Dark Hunter, come qualcuno di voi mi aveva detto nello scorso episodio. Perché nello scorso episodio avevo fatto appunto, avevo chiesto appunto dei consigli e voi me l'avete dati. Ok, sono di nuovo uscito. Allora, innanzitutto ho costruito questo laboratorio dietro quest'albero. Dietro quest'albero c'è una torcia, così possiamo sempre ricordarci dov'è. Mi raccomando, voi ricordatevi, ricordatemi anche dove sta questo laboratorio. In teoria è qua vicino al totem di Dark Hunter, che io ho già attivato. Allora, io ora non so che cosa faccia questo Dark Hunter. In teoria voi mi avete detto che può appunto cacciare Inv. Che cos'è quella cosa? Mi sembra che questa cosa sia una specie di cella degli SCP, se non mi sbaglio. Allora, voi sapete che Inv praticamente mi mette gli SCP nel mondo. E io, da molto intelligente, vado ad esplorarli, no? Perché, cioè, nel senso, gli SCP mi interessano, sono una cosa molto bella e... Oh mio Dio, ma dove me l'ha spawnata sto qua, accidenti a lui? E poi qua ho l'armatura... E in questo sturdy, che praticamente è un materiale molto potente. Infatti la spada fa un sacco di danno. Però vabbè, ora concentriamoci sull'SCP. Allora, in teoria quest'SCP, vediamo se c'è il... Ah, eccolo qua, il label. Questo è l'SCP-160, ok. Praticamente, da quello che so io, è un drone. Un drone... fra virgolette giocattolo, ma ovviamente non è un drone giocattolo. Qua cos'è che c'è? Ah, ci sono delle batterie. Allora io direi di prendere tutte queste cose che ci sono qua, perché ci potrebbero essere utili, assolutamente. Quindi mi raccomando, dobbiamo stare attenti. Ecco, eccolo qua. Da qua si può osservare in modo sicuro questo drone. Da quel che ho letto, questo SCP fa, diciamo, caccia... Si comporta come un uccello predatore. Non so se sapete che cosa vuol dire. Allora, praticamente, avete presente le aquile? Le aquile cos'è che fanno? Volano, ok? E però cacciano i topi, o comunque gli animali più piccoli, quelli là più piccoli ed indifesi. Infatti questo drone fa la stessa identica cosa. Non caccia però gli esseri umani, ok? Quindi in teoria noi siamo protetti, anche se è stato registrato, diciamo, l'utilizzo. Ehi, cosa stava facendo? Ma avete visto che ci stava... Si stava... Oi! Ma scusa! Allora, stiamo attenti perché qua può essere pericoloso. Allora, praticamente questo SCP può difendersi tramite una proboscide, da quel che ho letto. Io non so che cosa voglia dire la proboscide, non ne ho la più pallida idea. Qua altre batterie, carta... Vabbè, non è che è molto importante. Vabbè, le batterie in teoria ce le abbiamo anche al laboratorio. Allora, praticamente... Adesso andiamo a vederlo, perché
Io sono curioso di vedere come si difende, perché in teoria non ci dovrebbe attaccare lui di sua spontanea volontà, ma se lo attacchiamo... Ah, ok, qua praticamente... Vedete, sì, ci sono i conigli, ecco, questa è una piccola preda che lui adesso fa... No, vabbè! Bellissimo! Oh mio Dio! Ehi! Avete visto? Lo stava cacciando praticamente. Diamogliene un altro. Un altro coniglio, vediamo se lo attacca di nuovo. Allora, io adesso ho anche paura di andare là. Ok, ok, perfetto. Allora, però Inv, perché ci ha dato questo drone? Domanda, perché ce l'ha messo? Io questa cosa non me la spiego, perché sinceramente, perché? Perché dovrebbe farlo? Allora, quello che penso io è... Se è stato Dark Hunter, se per caso Dark Hunter, grazie a questo drone, ci volesse aiutare... Perché allora, io entro qua dentro e lui non mi fa niente. Lui mi evita, infatti se vado qua vicino, penso che mi voglia evitare. Giusto? Ah! Ehi! Madonna, mi sono spaventato un sacco. Aiuto, allora. Stiamo tranquilli, prima di tutto. Se io gli do un colpo, io ho paura che se gli do un colpo, io qua muoio, perché sono in hardcore, come vedete dai cuori. Però, vabbè, ho l'armatura super protetta, è per quello anche che me la sono fatta, quindi non dovrei avere grossi problemi. Allora, se riesco a colpirlo... Ok. Eccoci, eccoci, eccoci! Ehi, 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 ehi! No, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, allora. È stato veramente... Io sto letteralmente per morire, ragazzi. È potentissimo e questa armatura mi protegge un sacco. Un sacco, infatti è tutta quanta usurata. No, vabbè, questo qua non è normale, questo SCP. E io non ho visto nessuna cavola di proboscide. Mi rimangio tutto. Secondo me è stato Inv che l'ha messo. Accidenti. Ma avete visto come stava per uccidermi? Io sono rimasto con quanti? Tre cuori. Due. Quanti cuori sono rimasto? Io veramente non so cosa dire. Accidenti a Inv. Io basta, basta. Sono stufo di Inv. Sono stufo, ok? E sono stufo dei suoi cavoli di SCP. Io spero proprio che questo SCP non riesca a scappare. Perché allora, in teoria non mi farà più niente. Lui non mi fa... Se io non l'attacco, lui non mi fa niente. E questa cosa è una cosa ottima, perché se lui non mi fa niente, praticamente succede che sono sicuro, sono al protetto con lui. Però se io l'attacco per sbaglio, anche solo per sbaglio, io sono finito se non c'è una cella, perché questo qua viaggia un sacco di chilometri orari, veramente a tantissimi, e mi uccide in 2 secondi. Veramente non è possibile questa cosa. Devo fare qualcosa, allora. Dobbiamo pensare a come sconfiggere questo Inv. Io spero che Dark Hunter si faccia vedere, perché sinceramente non so che cosa fare con questo Dark Hunter. E non so nemmeno come procedere con lui. Non so se è vivo, se c'è in questo mondo, oppure se non c'è. Datemi dei consigli nei commenti, così li seguirò, ok? E vedremo come pensare a difenderci perlomeno da questo Inv. Per ora però penso che Inv non riesca ad entrare qua dentro questo laboratorio, perché guardate quanto è rinforzato. Io l'ho fatto apposta con questi blocchi, ok? Ci ho messo tantissimo, ma l'ho fatto con questi blocchi perché appunto sono molto più protetto, ok, con questi blocchi. E ho messo un sacco di porte di SCP dove servono le keycard. Non può entrare in pratica in questo laboratorio che ho costruito, in teoria. Almeno non c'è mai entrato finora. Secondo me è un ottimo modo per poterci difendere da Inv. Sicuramente quell'SCP-160 non entrerà di sicuro nel laboratorio. Però guardate qua, allora, quello che dobbiamo fare è cercare di rompere questa spada, la Telekill Sword, perché avete visto, abbiamo bisogno di protezione, anche perché siamo nella modalità hardcore. E questa modalità, se moriamo, siamo finiti. Accidenti, allora. Poi in questo PC non so esattamente come si usa, perché vedete, cioè nel senso... L'ho preso, ah sì, è vero, perché si può prendere in mano. Se fai così si può prendere in mano, anche se è un po' buggato, quindi è meglio lasciarlo qua. Allora, io direi di mettere questa torcia per ora qua, ok? Direi di proteggere al massimo le risorse che abbiamo, anche perché non sono molte. Abbiamo per fortuna queste SCP, diciamo delle panacee, perché l'abbiamo, SCP-500 mi pare che si chiami, anche se non ne sono sicuro. L'abbiamo preso comunque dalla scala, avete presente? E adesso però dobbiamo costruire un laboratorio. Un laboratorio apposta per le panacee. E così Inv sicuramente non potrà entrare. Già qua non penso che possa entrare in questo laboratorio super segreto che abbiamo fatto. Anche perché poi lui non sa nemmeno dove sono. Cioè lui mi deve vedere. Ok, e non si sta facendo vedere nell'ultimo periodo. Quindi questa cosa è perfetta, Dunisiani. È perfetta. Allora, io direi che siamo giunti alla fine di questo episodio. Datemi dei consigli per questo Inv. Assolutamente ne ho bisogno. E speriamo solamente che... non si faccia vedere.